Ciao a tutti allenatori, sono sempre io il vostro amico Federic95ita e bentornati in un nuovissimo episodio di A Federic Regalano Cose. E oggi allenatori siamo qui con un nuovo episodio carichissimo, perché oggi andremo a spacchettare tutti quei pacchetti che mi avete regalato all'evento di Pianeta Hobby. Oh mio Dio, quanti eravate! Cioè, seriamente, eravate più di 600 persone dalle ore 11 alle ore 8 di sera. Veramente impressionante, e per questo vi ringrazio a tutti dal primo all'ultimo. Ci saranno altri eventi del genere? Sicuramente sì, perché è stata una giornata fantastica e abbracciare ogni singola persona di voi è stato veramente incredibile. Andremo ad aprire ogni singolo pacchetto e per tutte le persone che naturalmente non sono venute all'evento lascerò qui ora una specie di mini clip di riassunto, ecco, perché non so se ve ne siete accorti, ma dietro di me c'era una telecamera mentre facevamo le foto, quindi vi stalkeravo. Allora, praticamente siamo qui a firmare le foto, fotografie, e sono veramente tantissimi, troppi. Adesso usciamo un attimo fuori per farci vedere, perché giustamente non è che possiamo stare qua solo a firmare. Tanto guardate la roba, che quanta roba ci hanno regalato. Tanta roba, salutate. Bravo. E questi sono solo quelli che sono in negozio. Adesso andremo fuori. Vai, andiamo, okay. Andiamo a vedere chi c'è fuori. Andiamo piano. Siamo quasi pronti. C'è un po' di gente, vedi, guarda. Madonna mia, guarda la gente, ragazzi. Bello è che un'ora che firmiamo autografi a rotta. Un'ora, di due ore. Due ore. Quindi sono, le... sono. Ok, sono due ore e c'è un botto. Ok. Pronti? Pronto, vai, eh. Bella. Ciao, ragazzi. Facciamo tutti, finora stasera, vai. Prima di iniziare però, come al solito, un bel pollice in su. Mi raccomando, arriviamo a 8000 like, così vi porto la seconda parte di tutti questi pacchetti di Pianeta Hobby, perché ragazzi, ne ho veramente tantissimi e farli vedere in un solo video è impossibile. E vi invito anche a commentare se siete venuti all'evento e come vi è sembrato, e se ne vorreste altri del genere. Detto questo, vi do anche una piccola informazione: qua sotto in descrizione finalmente trovate la mia casella postale, dove potete inviarmi tutto quello che volete, così che poi vedrete i vostri pacchettini nei prossimi episodi di A Federic Regalano Cose. Aspetto i vostri pacchettini, eh. Iniziamo dai primi regali un po' più particolari, come questo bellissimo cappello di Charizard. Ma quanto cazzo è bello! E anzi, quasi quasi me lo metto, dato i miei capelli orribili, ma li sto facendo crescere, quindi capite perché sono in queste condizioni. Voglio farli crescere e diventare come Gesù. E ora ragazzi, vi mostrerò tutti i codici che mi avete regalato. È un bel malloppone di codici e non vedo l'ora di riscattarli in realtà, per non parlare di tutti i codici che appunto saranno nei pacchettini. Ce ne saranno altrettanti e wow, grazie mille. Con questi potrò portarvi altri video di pack opening e i mazzi di Road to Champion. Per quanto riguarda i pacchettini, ragazzi, ne ho tantissimi e ho anche le carte che ho scambiato con voi, perché oltre a fare foto e autografi scambiavo anche le carte. Le carte che mi avete scambiato sono questo piccolo mazzettino qua, che mi serviva appunto per completare il mio set di evoluzioni. Se volete che vi mostri il mio set di evoluzioni completo, scrivetemelo qua sotto, che in caso ci faccio un video prossimo martedì o mercoledì. Da notare che ho cambiato il mio tappetino. Ditemi se questo non è 10 volte più figo. Wow, quello di Boston, lo adoro. Comunque, le carte che mi avete scambiato sono le seguenti: Mega Blastoise EX Full Art, Allenatore Ultra Misty, bellissima, Mega Pidgeot EX Full Art, Pidgeot EX Full Art, Mega Slowbro EX Full Art, Slowbro EX Full Art e un bellissimo Pidgeot EX. Tutte queste carte, ragazzi, mi servivano per completare il mio set, quindi vi ringrazio tanto 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 per avermele scambiate. Me ne mancano ancora 2-3, ma in giro di questa settimana dovrei riuscire a rimediarle, si spera. E ora iniziamo con tutti i vostri pacchettini. Allora, direi di iniziare da quelli non chiusi, ovvero questi fatti in questo modo qua, ragazzi, tipo messi nei boxetti. Quindi andiamo a vedere cosa c'è. Cercherò di essere molto rapido, ragazzi,
ragazzi, perché sono veramente tanti, mi devo sbrigare. Comunque ti ringrazio per la confezione, chiunque tu sia. Adesso andiamo a vedere. Abbiamo una marea di codici, guardate quanti ragazzi, sono tantissimi. Abbiamo un mazzettino di carte qui e poi abbiamo un bigliettino qua che adesso andrò a leggere. Intanto ti ringrazio per questo disegno che è veramente spettacolare. Questo pacchettino è da parte di Andrea. Ciao Federic, mi chiamo Andrea, queste carte te le ho volute regalare perché me ne voglio sbarazzare. Non ti preoccupare, me le tengo io anche molto volentieri e te le custodisco io. Ora andiamo a vedere le carte, questi sono tutti i codici che andrò ad aggiungere agli altri codici che già mi avete regalato. E queste sono le carte, andiamo a vedere un po' cosa ci hai regalato. Sono molto curioso. Nidoran, Shroomish, Chikorita, Charmeleon, Victini, Fletching, Composizione floreale, Victini, Tepigolo, Tepigolo, Lino, Diancie, Slurpuff, Slurpuff, Clefable Reverse, Carbink, Blastoise Reverse, molto bello, Articuno, Olo di Destini Futuri, bellissimo, Froslass, Kyurem Reverse, Gengar, bello, Eevee, Flareon, tutte le Eevee Evolution mi ha regalato, molto molto belle. Espeon, Jolteon, Umbreon e Vaporeon, belle, grazie mille. Hydreigon, Haxorus, bello, Kyurem Nero, Kyurem Bianco, Gogoat Holo, Chesnaught, Yveltal Holo, Ampharos Holo, Stirpe dei Draghi, un Meow fuori serie di Vittorie Regali. Sì, credo sia Vittorie Regali. Quindi sì, Meo molto molto bello e uno Starmie Turbo, bellissimo questo, grazie, 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 che mi mancava, bello. Poi un Ninetales Turbo, fantastico, grazie mille per le tue carte Andrea, grazie, grazie, grazie. Wow, wow, wow ragazzi, si parte subito con i pezzi belli grossi, altro pacchettino da Sebiano per Federic. Andiamo a vedere un po' cosa ci hai donato. Ok, qua ci sono un po' di carte. Abbiamo un Charmander, Musharna. Bello questo. Lama di cristallo olografica. E sono messe tutte girate queste carte. Skitty, Squirtle, Wilpde, Gligar, Patrat, Krogant e un Electrode nero e bianco con fili varcati. Grazie mille anche a te Sebiano per queste carte. Andiamo ad aprire altri pack. Federic, spero che ti piaccia. Per favore apri in un video Road 200K da parte di Gabriele, giusto? Sì. Ok, scusa Gabriele ma stacco e spacco tutto qua come al solito. Vediamo un po' cosa ci hai regalato. Sono curiosissimo, Ancora codici, sono pieno di codici. Andiamo a vedere le carte. Seedot, Ponyta, Duskull, Meo, Namel, Zubat, Charmander, Magnemite, Stadio, Spinda, Totodile, Trainer, Tailob, Solrock, Tailob, Landorus Reverse, Wobbuffet, Latios Tesoro dei Draghi, Zoroark olografico, Thundurus olografico, Flygon olografico, un Tornadus Ultra, molto molto bello, grazie mille Gabriele anche a te. Questo da parte di Antonio per Federic, andiamo a vedere cosa mi hai donato invece tu. Ok, scartiamo anche di violenza e apriamo tutto. Sono veramente curiosissimo. Oh mio Dio, ancora codici su codici. Ma quanti me ne avete dati ragazzi, seriamente? Wow. Ok, andiamo a vedere cosa mi ha regalato. Qua vedo due sleeves, quindi le mettiamo qua. Intanto apriamo queste. Un Arcanine di evoluzioni, un Pikachu reverse di evoluzioni, un Grimer, un Sabrina Hypno, bello questo, molto molto bello, Eevee e un bellissimo Gyarados reverse di evoluzioni e un fuoriserie. Bello, fuoriserie sempre di evoluzioni. Andiamo a vedere le due carte slibate che sono. Vediamo un po'. Addirittura sono messe così, quindi saranno parecchio rare, eh? Andiamo a vedere, la giro così e la giriamo sempre così. Olè! Un bellissimo Slowbro X. Che gli ho fatti a fare gli scambi se poi me le regalate. E un Tangaskhan EX Full Art. Molto bello questo, molto bello. Grazie, grazie veramente. Ma ci sarà qualcuno che mi ha regalato una, che ne so, Gold Star? No, quelle sono rare, dai, quelle sono rare. Ok, qua abbiamo un altro pacchetto da parte di Manuel. Ok, qua abbiamo un pacchettino qua e qua esce, vediamo.
scarta tutto di violenza, vai, apri per primo e per secondo. E poi qua abbiamo un altro fogliettino, andiamo a leggere, ragazzi, va? Da Manuel mi saluti. Ciao Manuel, grazie mille. Per Federic da aprire in un video. Certo che te lo apro in un video, figurati. Aprire per primo. Apriamo prima questo e poi apriremo quest'altro. Vai, vediamo un po' cosa ci hai donato. Oddio raga, che spettacolo, che spettacolo. Ok, abbiamo un Bellossom Lord Red. Queste carte, ragazzi, sono false, eh. Le vedo che sono proprio false, falsissime. Ma vabbè, Dark Celebi. Vediamo se sono tutte false. Eh sì, sono tutte false, che peccato. Vabbè, non ti preoccupare, questa è originale però, questa è originale, l'ultima la vedo originale. Vabbè, poi ve l'ho promesso, vi farò un video come riconoscere le carte false. Stanno girando un casino in edicola, ragazzi, e mi dispiace che appunto cercano di fregarvi in questo modo, ma... Apri per secondo, anche qui c'è qualcosa che è falso, comunque apprezzo ugualmente, eh. Andiamo un po'. Oh, un codice di creazione plasma, grazie Stirpe dei Draghi e grazie per i codici, grazie, grazie mille. Queste carte false stanno rovinando veramente il gioco di carte collezionabili, ce ne sono sempre di più in giro. Poi naturalmente tutti i bigliettini che mi scrivete me li metto da parte, ragazzi. Ok, abbiamo ancora un sacco di roba da aprire, qui abbiamo una carta che esce da un pacchettino che c'è scritto da parte di Ludovico, grazie mille per i tuoi video, grazie a te per questa carta, che è, vediamo un po'. Olè ragazzi, un bellissimo il Mega Latios EX, bella questa, cavolo, molto molto bella, grazie. Questa mi mancava, ragazzi, mi mancava, quindi la metto in collezione. Poi abbiamo un altro pacchettino, questo qua, sei lo youtuber migliore del mondo, da parte di... Daniele, grazie, grazie mille. Andiamo a vedere. Apri, scarta tutto. Ok, addirittura tre pacchettini in questo modo. Apri per primo, poi abbiamo apri per secondo. E immagino questo sia apri per terzo, vero? Sono un tuo fan. Eh beh, se mi hai dato un pacchetto devi essere per forza un tuo fan. Ah, questo apri per ultimo. Ah no, là no. Aprire per primo questo qua. Ok, scusami, scusami. Ti faccio perdonare, promesso. Ok, abbiamo carte coreane, ragazzi, coreane. Mew. Oddio, ragazzi, guardate le carte coreane. Oddio. Le carte coreane, Cobalion, Samurott, Talonflame. Molto giocato quello, tra l'altro. Capisco, ragazzi, perché vi ostinate a comprare le carte coreane. Cioè, a me personalmente non piacciono, anche il materiale come sono fatte. Guardate, sono proprio... Vedete, si piegano proprio facilmente, sono fatte proprio... Invece che con due carte mezza le fanno, veramente. Però una bella ex coreana ci starebbe, dai. Apri per secondo. Ok, andiamo a vedere. Queste sono in italiano, invece. Snorlax. Bello questo Nidoqueen. Molto, molto bello. Charmander. Charmander. Koffing. Charmander. Koffing. Pikachu. Machop. Energia. Snorlax. Questo lo gioco in un mazzo, tra l'altro. N. Un altro Snorlax e gioco nel mazzo. Weezing. Guarda le carte coreane. Sono tantissime. Bella questa. Molto molto belle. Va bene, va bene, va bene. E le carte coreane, ragazzi, hanno il bordo qua ancora più scuro di quelle false, quindi perfetto. Apri per ultimo, non sono tutte ex, vero? Cioè, non sono tutte ex, cioè dimmi che non sono tutte ex, please, perché sarebbe un bel problema se fossero tutte ex, cioè dovrei venire a casa tua e dirti ehi, ehi, te le ridò. Ok, abbiamo tutte carte coreane, senza che ve le faccio vedere tutte, ragazzi, le faccio giusto veloce così. Andiamo subito al sodo. Se no questo video non finisce più veramente se mi metto a vedere carta per carta. No, che bello, mi hai regalato un Charizard olografico di evoluzioni in coreano. Questo è molto gradito, anche perché io ce l'ho in italiano, in inglese, in giapponese e mi mancava in coreano. Se ce l'avete speditemelo anche in francese o in tedesco, così che faccio il quadruccio perfetto. Grazie per questa carta, molto molto gentile. Oddio, abbiamo ancora una marea di pacchetti! Abbiamo questi due pacchetti, uno di evoluzioni e uno di glaciazione plasma, ragazzi, che sono chiusi. Questo è da parte di Daniele, questo di uno sconosciuto, non so chi sia, non c'è scritto niente. E ragazzi, diciamo che questi due pacchetti li aprirò nel pack opening di mercoledì insieme ad altri
pacchetti. Poi abbiamo due pacchetti aperti. Questo per Federic e questo non c'è scritto niente in questo qua. Andiamo a aprire prima questo per Federic e vediamo un po' cosa c'è all'interno. Se questo video durerà tanto, ragazzi, scusatemi, ma non posso fare altrimenti. Andiamo a vedere un po' cosa mi ha regalato. Medaglia del Team Plasma, Energia, Azumarill Shiny, Charmander, Charmeleon, Suicune, Machamp Reverse, Axus Tesoro dei Draghi, Bisharp Olografico di Vapori Accesi Shiny e... Oh! Pidgeot EX Full Art! Bellissimo questo! Ma io che le scambio a fare le carte se poi me le trovo dentro i pacchetti? Non ha senso questa cosa! Grazie mille comunque, grazie mille! E poi qua abbiamo un altro pacchettino. Andiamo a vedere qua, senza nome, questo, vabbè, io comunque me l'avete consegnati così. Andiamo a vedere un po' cosa c'è. Ci sono tutti i codici e una carta. Ok, grazie mille per i codici. Andiamo a vedere la carta in questione, qual è? Oh mio Dio! Oh mio Dio, seriamente? Seriamente, raga? Seriamente? Porca miseria, Registeel Gold Star in inglese. Oh mio Dio. Grazie mille per questa carta. Oddio, aspetta, la metto subito. C'è una sleeves da qualche parte perché non vorrei rovinarla. Aspetta, l'appoggio qua. Mamma mia, grazie cazzo, grazie, bellissima. Ho ancora una marea di pacchetti da aprire, ho paura di cosa potrei trovare dentro. Per Federic da Giorgio, sono ancora un po' sconvolto raga, cioè seriamente, wow. Giorgio Monaca, grazie mille, andiamo a vedere un attimo cosa ci hai regalato. Ok, Ralts, Drifloom, Oddish, Gulpin, Freelish, Diwot, Whismur, Swirlitz, Regice, Goldask Reverse, Tauros, Regenrola, Energia, un... Jigglypuff all'incontrario, Dratini, Eevee, un Obip all'incontrario, Cicorita, Pokéball, Inkai, Diglett, Energia, Rayon, Gyarados, Magmar, Pokéball, Persian, Legame, Pikachu e un bellissimo Golurk. Grazie anche a te per queste carte. Dai, facciamo così, apriamo gli ultimi due, se no non ce la rifacciamo per niente. Vai, questo qua, vediamo un po'. Leggi la lettera all'interno. Certo che la leggo, ma il tempo stringe, magari me la leggo anche io off camera, mentre non registro. Che dici, eh? Ok, me lo tengo comunque da parte questo. Questo da parte appunto di Federico. Vediamo Federico cosa invia a Federic. Manutenzione, Koffing, Skitty, P-Dub. Dov'è P-Dub? Joltik, Shelmet, Zorua, Crocodile, Olografico. Questo è Staralia, Torkoal, Trapinch, Vibrava, Rufflet, Klink, Zubat, Combi, Evol Condensa, Duskull, Musharna, Farfetch, Sentryu, Magnemite, Voltorb, Mienfo, Mienshao, Dark Machamp, Bello, Raticate, Makuhita, Braviariolo e un bellissimo Crobat Prime. Grazie mille Federico. Andiamo a aprire l'ultimo pacchettino di oggi, che è una busta, raga. Ho ancora troppo materiale. Cioè, guardate i pacchettini che ho. Sono veramente tantissimi, ma veramente, vi giuro, non ce la farei mai ad aprirli tutti. Ce n'ho ancora una marea là e non ce la faccio. Ce n'ho tantissimi altri invece anche là sul tavolo. Non ce la faccio. Apriamo l'ultimo pacchettino di oggi per Federic. Eccolo qua e vediamo un po' cosa c'è al suo interno. Comunque vi ringrazio tantissimo. Poi li aprirò in altri episodi. Tanto qua dobbiamo stare ancora tutto il 2017, eccetera eccetera. Ciao Federic, spero che le carte che ti abbiamo regalato ti piacciano. Un saluto da Marco e Stefano di Lecco. Troverai una carta che pensiamo che ti stupirà. Allora, io mi stupisco con le Gold Star, con le Shiny, le BS, comunque carte di un certo livello. Ok, vediamo un attimo cosa mi hai dato. Allora, apri per primo e apri per secondo. Apri per primo questo, allora dai. Ho paura a stupirmi. Quando mi dite così, ragazzi, ho veramente paura. L'ultima volta che mi hanno scritto una cosa del genere avevo trovato la Gold Star, quindi... Aiuto! Cloyster, Pinsir, Crocodile, Dodrio Reverse, Farfetch e almeno tre codici. Grazie mille per i codici. Ok, apriamo invece l'altro pacchettino che c'è scritto apri per secondo, quindi sarà quello importante. Andiamo a vedere cosa c'è. Tauros, what the fuck, è un troll questo? Una carta che mi stupirà, almeno che non è un Charizard, non so. Andiamo a vedere, ragazzi. Tauros, Dianzi, Gyarados, Froslass, Pokémon Day, bella questa. Pokémon Day e un... Trico Gold Star! Cosa? 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 Ma sei matto? Ma sei matto? Raga,
Cioè, raga, non so, cioè, io magari non mi spiego. Cioè, io, raga, non so se mi spiego. Io devo chiudere il video qua e andare subito a slibare queste due carte. Io ringrazio i due matti che me l'hanno regalate. Questo so da chi è, questo non lo so, ma... Ok, sono abbastanza euforico adesso, cazzo sì! Vado a metterle subito nell'album per proteggerle. E poi ragazzi, una volta che ho completato tutte le gold star, se mai ce la farò un giorno, le incornicerò e le metteremo laggiù in fondo dove stanno tutti gli altri quadretti. Abbiamo una in inglese e l'altra in inglese, tutte e due in inglese, cioè ma sei un pazzo? Oh, grazie mille! Da Federico è tutto ragazzi, grazie per essere arrivati fino a questo punto. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commento e ci vediamo al prossimo video del raduno di Pianeta Hobby, tutti gli altri regali. Farò altri 3 video, mi sa, perché non finirò mai di aprire tutti i pacchi che mi avete regalato. Grazie ancora e noi ci vediamo con un prossimo video, per non parlare di tutte le carte che ho ancora nell'armadio di laggiù, che sono veramente, veramente tante, tutte quelle che mi avete regalato e che devo ancora aprire. Forse ce la faccio fino al 2017, eh? Ciao raga.